Una partita infinita per i 5 gol e per i 7 minuti di recupero, diventati 9 anche per le proteste della Vigor su quel tiro che poteva dare alla squadra di Clementi il 3-3. Ma andiamo con ordine. Allo stadio Bianchelli rimane l'impresa del Chieti, che vince la sua terza trasferta in campionato e soprattutto balza al comando del girone F da solo. Il viaggio di ritorno dei 400 tifosi neroverdi arrivati sarà stato dolcissimo. Chieti senza Balic e Oddo infortunati, Gnoffo manda in porta Servalli e a centrocampo promuove Casciano al posto di Cordova. Nella Vigor Senigallia il bomber pesaresi non ha i 90 minuti nelle gambe, parte dalla panchina anche se poi quando entrerà sarà molto incisivo. Le immagini salienti del match. Dopo appena 2 minuti episodio importante, Ceccarelli penetra in area, salta Beuchel a terra, l'arbitro indica il dischetto, alla battuta va Fall che realizza il suo secondo centro stagionale. La reazione della Vigor arriva al 18esimo con un tiro di Gonzales che Servalli alza sulla traversa. Al 27esimo il raddoppio del Chieti, fa tutto Touré che prende palla, avanza e una volta in zona tiro lascia partire una conclusione precisa che si insacca dopo aver colpito il palo. I giocatori fanno festa sotto il settore dei tifosi neroverdi. Al 32esimo Chieti vicino al tris, Ceccarelli si libera sulla destra, palla morbida per la corrente Fall che colpisce di testa a botta sicura, ma il portiere ribatte. Sfera ancora attiva, poi la Vigor si salva. La ripresa con le immagini di Alberto Capo, Vigor a testa bassa, entra Pesaresi e al 22esimo dimezza lo svantaggio, ma il merito è soprattutto di Conè che gli serve una palla solo da spingere in rete. Al 27esimo però il Chieti cala il tris con Ceccarelli che sfrutta una percussione di Touré. Partita finita, nemmeno per sogno. Al 35esimo ancora Pesaresi rimette tutto in gioco con un colpo di testa vincente. Ultimi minuti incandescenti con la Vigor a premere. I padroni di casa all'ultimo respiro colpiscono un doppio palo con Derrico, ma il collaboratore dell'arbitro dice che la palla non ha varcato la linea bianca. Proteste vibranti ma senza esito. Finisce qua per la gioia neroverde. Domenica prossima l'Angelini Chieti ospiterà l'Isernia, primo di 2 match interni che se sfruttati potrebbero fare spiccare il volo alla squadra neroverde.